Il Festival del Brodetto e delle Zuppe di Pesce si rifà in Lucca. Un cambio non solo d'immagine, ma anche di sostanza. Quella di quest'anno è la 18ª edizione di questa tradizionale manifestazione. Sarà un contenitore completamente diverso rispetto al passato per contenuti e calendario di eventi. Con la raggiunta maggiore età, il festival cambia e si aggiorna nella denominazione, pur mantenendo la storica dicitura, ora vira verso un più social e fresco Brodetto Fest. Ma la più sostanziale e strategica variazione è nella data in cui va in scena il Brodetto Fest, ovvero dal 30 aprile al 3 maggio, centrando in pieno uno dei periodi dell'anno in cui molti fanno la loro prima uscita e a Fano mancava in questo periodo dell'anno, 25 aprile e 1 maggio, una manifestazione attrattiva e quelle a stampo enogastronomico sono le più gettonate in questa parte dell'anno. Festival del Brodetto che raggiunge i 18 anni, quindi diventa maturo e cosciente di raccontare la tradizione e le tipicità marinaresche della nostra città e quindi per noi è una manifestazione importante che saprà portare turismo con l'obiettivo che abbiamo di destagionalizzare le presenze anche fuori dalla stagione. La Confesercenti Fano, sotto l'impulso di chi ne cura i contenuti, ha sposato appieno questa strategia che punta sostanzialmente su due filoni: valorizzare il comparto ittico e quindi rendere protagonisti marinai e mondo della pesca tutto, con dibattiti e anche prove ai fornelli, e l'offerta al pubblico che visita il festival di una ristorazione a tema Brodetto, più qualificata e di alta qualità. Non ci limiteremo più ai due ristoranti che cucinano il Brodetto, ma facendolo in questo periodo abbiamo la possibilità di coinvolgere 4, 5 o 6 ristoranti. Ci stiamo lavorando, adesso non vi diciamo nomi, non vi diciamo niente, ma vedrete che avremo delle belle sorprese per questo. Occasione ghiotta questa rinnovata veste della manifestazione anche per la Regione Marche, che incassata la seconda piazza del Best Destination per la guida Lonely Planet e l'assist del londinese Time, che invita a scordarsi dell'affollata toscana a vantaggio della più accogliente Marche, ora punta su tutto ciò che è spendibile come promozione territoriale. Lunedì saremo alla Borsa Internazionale del Turismo a Milano, coordinerò il tavolo dove c'è tutta l'offerta turistica della provincia di Pesaro Urbino. Il Festival del Brodetto ovviamente svolge un ruolo da protagonista nell'ambito del programma che abbiamo condiviso.